Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Oggi inauguriamo un nuovo esperimento del canale che voglio provare a portare con cadenza settimanale se riesco, quindi voglio iniziare a registrare un paio di puntate, chiamiamole così, per poi successivamente farle uscire per un paio di settimane in modo tale da avere il lavoro per poi concentrarmi sugli altri episodi. Una rubrica molto semplice che ho voluto intitolare Da giocatore a giocatore. Una sorta di pensiero e una sorta di recensione, tra virgolette, anche se non farò delle recensioni dei giochi, non sono la persona adatta a fare le recensioni dei giochi, però voglio dare la mia opinione sul titolo giocato e voglio in un qualche modo consigliarlo o meno. Oggi la prima puntata tratterà un gioco che sicuramente molti hanno apprezzato, ma che io ho apprezzato così e così, ovvero Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy è nato come un progetto molto, molto ambizioso da un team che veniva comunque da dei progetti che forse non erano neanche tanto eccezionali, ma con il gioco di Hogwarts Legacy sono riusciti comunque a produrre un qualcosa di discretamente accettabile. Perché dico in questa maniera? Dico in questa maniera perché il gioco di per sé, a mio avviso, ha creato tantissimo hype, soprattutto per quanto riguarda la community di tutti i potteriani, perché ovviamente la community dei potteriani non vedeva l'ora di avere un gioco di questo genere, basandosi comunque sul mondo di Harry Potter, senza però vincolarsi a quello che era diciamo il libro di Harry Potter, quindi avere comunque un'avventura autonoma che potesse in un qualche modo permettere al giocatore stesso di vivere quell'atmosfera di Hogwarts. E così è stato. Fondamentalmente, grazie a Hogwarts Legacy abbiamo potuto esplorare il mondo diciamo il mondo di Harry Potter, però sotto i nostri occhi, quindi sotto il nostro punto di vista. La cosa che però ovviamente non mi ha fatto fare wow, è che sicuramente è un titolo valido, quindi è un titolo che comunque secondo me vale la pena giocare, vale la pena provare, anche se purtroppo ci sono delle piccole pecche che ovviamente tutti i giochi del mondo possiedono, ma che voglio in un qualche modo condividere e analizzare con voi. Per prima cosa, diciamo che il gioco, a mio avviso, non ti dà quella voglia di giocarlo. Che cosa intendo? Intendo che la storia e tutto quello che riguarda anche il mondo delle side quest, è un po' troppo ripetitivo. Ho trovato che comunque le missioni e le side quest sono forse un po' troppo ripetitive, con il classico schema: fai questo, fai quello, potenzia questo, potenzia quello, trova questo, trova quello, senza mettere effettivamente un qualcosa di magico. I riferimenti ovviamente ci sono, anche diciamo tutte le atmosfere secondo me sono azzeccatissime, specialmente quella del castello di Hogwarts che rimane incredibile per come sia fedele e soprattutto anche per i dettagli che sono stati inseriti all'interno del castello, ma per quanto riguarda tutto il resto sinceramente mi ha lasciato un po' deluso. Un po' deluso perché mi sarei aspettato un qualcosa di un po' più ricco, dato che ci troviamo per l'appunto in un mondo magico e di conseguenza le idee potevano in un qualche modo uscire fuori dal cappello come se non ci fosse un domani. Per quanto riguarda infatti la sezione in generale di gestione del gioco, devo dire che l'unica cosa che forse mi ha dato fastidio in una maniera incredibile è quel maledetto inventario. Inventario che praticamente permetteva soltanto di accumulare i pezzi di equipaggiamento che era disponibile utilizzare sul personaggio, troppo piccolo, decisamente troppo piccolo. Per un gioco del genere, un gioco di ruolo fatto in questa maniera, con un'esplorazione fatta su mappa aperta e dungeon e anche interazioni con altri personaggi, non puoi mettermi soltanto quegli slot che quanti sono? Non mi ricordo se sono 15, no, forse sono qualcosina di più, ma sono veramente, veramente pochi per, diciamo, dare l'idea di inventario in un gioco di ruolo del genere. Senza considerare il fatto che poi, essendo comunque il mondo di Harry Potter, mi sarei comunque aspettato una sorta di incantesimo espansore
per riuscire a gestire meglio l'inventario, cosa che purtroppo invece non è stata inserita. Anche per quanto riguarda la skill tree delle abilità, non abbiamo chissà che cosa. Sì, abbiamo dei potenziamenti per quanto riguarda gli incantesimi, abbiamo anche delle buone combinazioni tra maledizione e danni che si possono offrire ai nostri avversari, ma per tutto il resto diciamo che l'ho trovato un po' spoglio. Poi ovviamente la mancanza del Quidditch è sicuramente una delle note più pesanti presenti all'interno del gioco, che capisco da un lato essere state omesse per motivi logistici e anche probabilmente per motivi anche organizzativi del gioco e del team soprattutto. Però perdere comunque un pezzo fondamentale della storia di Harry Potter un pochettino lascia l'amaro in bocca, non lo nego. Il combat system invece, d'altro canto, l'ho trovato abbastanza divertente, anche se un po' schematizzato anch'esso e ripetitivo, quasi noioso a un certo punto. Avere comunque le maledizioni, avere comunque la possibilità di utilizzare diversi incantesimi è figo, su questo non c'è assolutamente dubbio, ma per quanto riguarda la struttura del combattimento, del combat system, sono praticamente dei duelli che si possono effettuare contro altri avversari, che siano animali, che siano anche persone o maghi in questione, rende il tutto forse un po' ripetitivo, un po' meccanico. All'inizio devo ammettere che però mi divertivo, perché come ho detto prima il gioco sulla onda dell'hype mi aveva particolarmente colpito e mi aveva anche particolarmente entusiasmato, ma come ho detto all'inizio del video questo non è un gioco che mi ha praticamente trasmesso la voglia di giocarlo. Infatti lo sto giocando veramente a ritmi molto molto lenti, non mi viene quella frenesia di giocare così come mi è successo con altri titoli, e quindi questo secondo me sta ad indicare che il gioco forse non è effettivamente rientrato nelle mie corde, nonostante potesse avere tutti ovviamente i pezzi e tutte le carte da poter giocare per rientrarci. Ovviamente non dico che il gioco sia brutto, perché oggettivamente parlando non è brutto, però forse secondo me è stato un po' troppo hyperippato, o comunque è stato in generale forse pompato un po' troppo, così come mi aspettavo dai trailer e da tutte le varie conferenze che sono uscite, delle interviste che sono uscite durante il periodo di lancio. Per quanto riguarda l'aspetto del marketing, sicuramente tutti hanno lavorato molto 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 bene, ma per quanto riguarda il gioco purtroppo ci sono un paio di robe che secondo me potevano essere ulteriormente potenziate. La storia ovviamente è una storia molto molto semplice, classica storia con il protagonista che scopre di avere un potere eccezionale, deve controllare questo potere, eccetera eccetera. Non voglio fare spoiler, non voglio dire diciamo troppe cose in dettaglio per quanto riguarda la storia, anche perché ripeto, il mio sarà soltanto un video sfogo, un video diciamo impressione per quanto riguarda il gioco, e successivamente dirvi se effettivamente vale la pena poterlo acquistare subito o comunque aspettare che si abbassi di prezzo, comunque giocarlo, non giocarlo, eccetera eccetera. Io ho giocato la versione PS5, quindi specificherò anche sempre le versioni che io ho giocato di diversi titoli, dato che fortunatamente posso permettermi di giocare sia su PC che su PlayStation 5. Quindi Hogwarts Legacy l'ho giocato esclusivamente su PlayStation 5, non ho giocato la versione PC, anche se sarei effettivamente curioso di provarla, ma non credo che succederà, proprio per questo mio, non dico astio, ma comunque per questa mia repulsione dopo un po' a quello che è il gameplay, perché ripeto, l'ho trovato molto ripetitivo, molto stagnante sotto certi punti di vista, quindi tutto molto bello, dettagli, musiche, grafiche, eccetera eccetera, però la sostanza del gioco secondo me poteva essere arricchita decisamente di più. Se dovessi tirare le somme e dire di giocarlo, assolutamente sì. Comprarlo in versione deluxe o comprarlo day one, nel senso chi l'ha comprato day one, secondo me forse si poteva aspettare. È un titolo che può in un qualche modo dare qualche soddisfazione, ripeto, soprattutto ai fan accaniti della saga di Harry Potter, però da fan accanito della serie giochi RPG, JRPG, devo dire che è un pochettino mi ha un pochettino, come dire, deluso da questo punto di vista.
Detto ciò, non ho nient'altro da dirvi. Per quanto riguarda le mie sensazioni di Hogwarts Legacy e tutto ciò che vi volevo raccontare di Hogwarts Legacy, direi che è tutto. Questa, ripeto, non è una recensione, è semplicemente un mio pensiero per quanto riguarda il gioco. Se c'è qualcos'altro che magari volete approfondire o volete comunque comunicarvi, fatelo tranquillamente sotto il video. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me e spero di potervi beccare con un prossimo appuntamento. Bye bye!